Buonasera, buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con Terzo Tempo Live. L'aria dell'Adriatico evidentemente fa benissimo al Pescara, 7 gol nelle ultime due partite, 4-0 al Benevento, capolista del campionato una settimana fa, oggi 3 gol al Pisa con un rigore sbagliato da Galano e una traversa colpita dallo stesso fantasista ex Foggia e Bari e tante altre squadre. Buon pomeriggio a Gianluca Colonnello. Buon pomeriggio a tutti. Beh, prestazione, altra prestazione convincente, di spessore, spettacolare direi, da parte del Pescara. Sì, sì, diciamo tra virgolette, non ha sofferto, è stato un pochino pressato il Pescara nei primi 5 minuti, poi il risultato poteva essere sicuramente più ampio. Non c'è dubbio, andiamo a vedere i risultati sin qui maturati dell'undicesima giornata del girone di andata in Serie B. Spezia Chievo giocata ieri 0-0, Ascoli Venezia 1-1, a Crotone Perugia batte Crotone 3-2 e questo è un successo senza dubbio pesante per la squadra di Massimo Oddo, prima sconfitta interna per l'11 di Giovanni Stroppa. Livorno batte Juve Stabia 2-1, partita in bilico fino al quinto minuto di recupero, decisa la gara da un guizzo di Marras al terzo gol stagionale, ex calciatore della Pescara. Un anno, lo scorso anno, sicuramente una stagione positiva per Marras lo scorso anno con i biancazzurri. Pescara batte Pisa 3-0, ricordiamo i gol realizzati da Borrelli, il primo in Serie B al 13°, poi ha sbagliato un rigore Galano, al 63° Galano si è fatto perdonare, al 66° il trist di Macin, Macin e Memushai i migliori in campo, secondo me Memushai per distacco è stato il migliore, seguito da Macin. Salernitana Entella si giocherà questa sera alle 18, dunque tra pochissimo, in realtà tra 3 minuti in campo Salernitana ed Entella, domani alle 15 Cittadella Frosinone e Pordenone Trapani, alle 21 il super match dell'undicesima giornata, la partita di cartello di fronte Benevento ed Empoli. Il Pescara è interessato perché l'Empoli sarà la prossima avversaria dei biancazzurri, si giocherà allo stadio Castellani sabato prossimo, Empoli Pescara con inizio alle 18 lunedì 4 novembre, il consueto posticipo del lunedì alle 21 di fronte Cosenza Cremonese. Andiamo a leggere la classifica, poi ci sarà la sosta dopo Empoli-Pescara, la sosta del campionato di Serie B, e Pescara tornerà a giocare in casa l'Adriatico Giovanni Cornacchia di domenica alle ore 21 contro la Cremonese dell'ex Marco Baroni. Il Benevento guida la classifica con 21 punti, deve ancora giocare domani il big match con l'Empoli, poi Perugia 19, Crotone e Chievo 18, Empoli ed Ascoli 17, Cittadella e Pescara Pescara 16, dunque il Pescara aggancia a Cittadella che però deve ancora giocare, Pordenone, Salernitana ed Entella 15, Frosinone, Pisa e Venezia 13, Cremonese, Spezia 12, Livorno e Juve Stabia 10, Cosenza 8, chiude il Trapani con 6 punti. Poi magari riascolteremo anche l'intervista a caldo realizzata dal nostro inviato Enrico Giancardi al presidente Sebastiani, questo è un messaggio naturalmente per la regia. Gianluca, la classifica. Ma dobbiamo aspettare la giornata di domani per tracciare un bilancio. Sì, sì. Però diciamo grande balzello in avanti da parte del Pescara. Non c'è dubbio. 3 punti importantissimi, si potrà presentare ad Empoli con un altro spirito e con più sicurezza, perché le ultime tre partite il Pescara ha realizzato 8 gol. Quindi anche l'Empoli deve stare attento, è un'ottima squadra, però come ho detto tantissime volte, il Pescara ha giocatori importanti lì in mezzo che possono fare la differenza in questa categoria, quindi secondo me dovrebbe andare il Pescara ad Empoli a giocarsi la partita. Sebastiani, poi lo riascolteremo, ha detto: quando sento parlare di salvezza mi viene l'orticaria. Qual è il tuo punto di vista?
Vuol dire che è una persona che crede moltissimo nella propria squadra, nei propri giocatori e anche nell'allenatore. Vuol dire che è ottimista, però vedendo, diciamo, bisogna essere anche realisti, vedendo la mediocrità che abbiamo visto nelle ultime settimane, il Pescara a livello di giocatori può star dietro a 2-3 squadre. Però con tutte le altre se le può giocare benissimo, secondo il mio punto di vista. Quindi, insomma, può ambire ai playoff? Secondo me sì, e come ho detto anche le altre settimane, se la squadra a gennaio sarà puntellata da un attaccante importante, ecco, e può darsi un altro, un esterno di categoria, può arrivare, può ripetere l'annata passata. Assolutamente, io sono d'accordo con te, ho sempre detto che davanti ci sono troppe scommesse quest'anno, e scommesse non significa che siano giocatori scarsi, ma la scommessa ti può riuscire come pure ti può anche non riuscire. A gennaio, se tu vuoi mantenere questo trend, perché è un trend importante soprattutto in casa, è chiaro che deve acquisire l'agognata, l'auspicata continuità anche in trasferta, e ce lo auguriamo sin dalla partita di sabato ad Empoli ore 18, è chiaro che se vuoi ambire a qualcosa di importante devi innervare soprattutto laddove c'è bisogno. In attacco c'è bisogno di un attaccante di categoria. Ma dipende sempre dagli obiettivi, perché prima del campionato penso che ogni società, con Chiaro. Il proprio tecnico, direttori, certo, ci si siede a tavolino e si traccia una linea di lavoro, e quindi si fissano degli obiettivi. Poi strada facendo, dopo 5-6 mesi ci si risiede sempre e si tirano delle prime somme. Però a oggi, io ho visto tutte le squadre, vedendo tutte le squadre, il Pescara a oggi se la può giocare benissimo, perché abbiamo visto tutti anche l'incontro odierno, la mediocrità, certo. Il Pescara, diciamo, non so se abbia fatto il 70% di possesso palla, perché c'erano dei fraseggi stretti. Dopo, anche per quanto riguarda il gol di Galano, c'è stato Memmushai che ha fatto un'azione strepitosa, un assolo pazzesco. Ma non solo quello, ne ha fatti tantissimi. Sei d'accordo con me, il migliore per distacco? Secondo me sì, secondo me Memmushai, mi dispiace che giochi ancora in Serie B, perché sì, potrebbe dire la sua anche con continuità nella massima divisione. Potrebbe anche a 33 anni, secondo te, ne compirà 34 il prossimo anno, quindi insomma. Certo, io ricordo... Magari col Pescara potrebbe fare. Sì. No, andiamo troppo in là. Alcuni giocatori hanno esordito a 35 anni, a 37 certo, anni, e quindi con il calcio moderno, diciamo, i calciatori sono più curati, più certo, hanno delle performance migliori degli anni passati e sono più controllati. Quindi se fisicamente sta bene, se con la testa sta bene, vediamo Buffone che c'è sopra 40 anni, certo, a livello distinto di tutto, è sempre pronto, si è reattivo ancora a quell'età, l'età si è allungata, quindi... Assolutamente, lui dunque, Memmushai è arrivato nel 2014, un anno è stato a Benevento, tra l'altro in Serie A, non ha avuto un buon rapporto, per così dire, eufemisticamente, con De Zerbi, e infatti ha avuto molti problemi con l'allenatore ora alla guida del Sassuolo. Aveva già giocato l'anno prima in Serie A con il Pescara, conquistata l'anno precedente con Oddo in panchina. Io non ricordo, valutando la prestazione di oggi, magari mi sbaglierò, secondo me è stata la migliore da quando gioca a Pescara, magari mi sbaglierò perché ne ha fatte tante di livello assoluto, però questa è una, se non la migliore, è una delle migliori per sì, continuità. Lui, voglio dire, ha trascinato anche la squadra, è stato proprio il leader in campo. Sì, bisogna sempre essere equilibrati nei giudizi, perché ha avuto tantissima libertà in questa certo, partita, questo pure è vero. Molte volte non prestato da nessuno, e lui, mettendo per primo che ha disputato una partita per me strepitosa, l'ho detto prima, e che merita, secondo me, qualcosina in più. Certo. Memmushai, perché è un giocatore costante, ricordo l'anno scorso una decina, 10-11 assist. È un giocatore così, anche oggi ne ha fatti due, uno sul calcio d'angolo, tra l'altro ha avuto anche un'opportunità quando ha puntato la porta, vero, poi l'ha dato di destro, secondo me è arrivato un pochino stanco davanti al portiere, perché eccesso di altruismo lì, sì, secondo me avrebbe potuto fare la stessa situazione che è capitata a Masciangelo nella partita scorsa, stessa azione, stessa situazione e stesso errore.
Quindi era la fotocopia. Sì. Tra l'altro illuminato come nella precedente occasione proprio da Palmiero. Sì, era stato Palmiero a dare la palla a Masciangelo contro il Benevento. Sì, ma la stessa cosa perché diciamo la difesa del Livorno si trovava a 6 metri dalla linea di centrocampo, Pisa, tutti aperti. Sì, certo. Memusce è andato, però sarebbe potuto andare anche Masciangelo perché Masciangelo era laterale, era molto largo, poteva partire anche lui. Anche lui. Però in sovrapposizione, magari. Diciamo, lui è stato secondo me il migliore in campo sotto tutti i punti di vista, ha giocato un partitone, però tra virgolette un pochino è stato anche avvantaggiato dalla prestazione diciamo mediocre da parte del centrocampo e di tutta la formazione ospite. Sì, assolutamente, una prestazione deludente, l'ho detto anche ai nostri microfoni, al microfono del nostro inviato Enrico Giancarli, lo stesso allenatore Luca D'Angelo che si è emozionato, non sarebbe potuto essere diversamente insomma per un pescarese doc di Via Terno come Luca. Però è stato onesto, ha detto lui che è stata una delle più brutte partite da gennaio scorso. E quindi diciamo una buonissima partita da parte del Pescara, una bruttissima partita da parte del come per dire, ci vuole sempre equilibrio nei giudizi, hai ragione, anche perché stavamo qui a celebrare una settimana fa la super prestazione con la capolista Benevento, poi il martedì scorso la prova non direi negativa di Castellammare di Stabia, però era in vantaggio dopo che la Juve Stabia aveva sbagliato il calcio di rigore, bravo Cassati della circostanza, quindi ci si aspettava almeno un risultato positivo e invece questo non è accaduto. Però in generale in queste ultime tre partite il Pescara, non so se sei d'accordo con me, ha dimostrato, diciamo che è migliorato, è sembrato più vivo rispetto a qualche settimana fa, è migliorato tantissimo, o no? Sì, ma come ho detto prima il miglioramento avviene anche attraverso diciamo situazioni giuste e tattiche. È chiaro. Perché dopo tante prove e riprove penso che anche l'allenatore abbia trovato la quadratura giusta, come abbiamo detto, ne abbiamo parlato dopo la vittoria del 4-0 in casa contro il Benevento. Questo secondo te è il vestito perfetto per questa squadra? Secondo me la base è questa, se oggi poi si è passata alla fine dove ci sono stati altri gol, si è passati a 3 dietro, però devi valutare sempre, bisogna sempre valutare la situazione che vedi in campo. Loro erano abbattuti e quindi o giochi a 3 o giochi a 4 o giochi a 5, cioè il risultato secondo me sarebbe cambiato poco. Assolutamente, cambiando l'ordine degli addendi oggi era così. Assolutamente, e tra l'altro c'è da dire che anche il Pisa era passato a 3 all'inizio della ripresa dopo l'infortunio di Belli al 44esimo del primo tempo, è entrato Liotti con Lisi che è stato alzato dal suo allenatore Luca D'Angelo, è stato invece abbassato il trequartista Siega che ha fatto male, ricordo un Siega diverso negli anni, aveva giocato anche con la Reggiana e il Cittadella, 5-3-2 che però non ha sortito gli effetti desiderati perché il Pescara ha fatto tutto quello che voleva oggi in questa partita, certo anche agevolato come ha detto Luca D'Angelo dalla prestazione, dalla non prestazione del Pisa, però vanno sottolineati i meriti della prova del Pescara, i meriti anche di Zauri, si è parlato di queste esclusioni eccellenti, no? Sono stati esclusi dalla lista dei convocati ieri sia Del Grosso che Alessandro Bruno. Beh, mi pare che sia stata una virata decisa sulla linea verde perché poi anche in corso d'opera Zauri ha messo in campo Palmucci, Pavone, ha schierato per la terza volta consecutiva Borrelli, c'era Bettella che è un classe 2000, Zappa 99, Pescara dei giovani. Sì, l'esclusione non so, scelta tecnica. Il mister sa, vede tutte le settimane, quindi scelta tecnica, dopo anche in panchina c'erano dei ragazzi, quindi del 2000, del 2001. E quando si vince va tutto bene, quindi se la scelta ha sortito delle situazioni positive ben vengano, e quindi è da fare anche un elogio al gol di Borrelli, primo gol in Serie B oggi. Assolutamente, anche oggi quando ho visto sono rimasto molto molto contento per il ragazzo. Però stavo allo stadio e quindi ho pensato questo, cioè il più alto dell'incontro
il giocatore più alto dell'incontro non veniva marcato da nessuno. Sono d'accordo, infatti è rimasto completamente libero in occasione del gol. È molto, cioè, molto strano, perché penso che due siano andati su Scognamiglio e sia stato lasciato non marcato bene Borrelli, però bene per il Pescara. Spero che riesca a continuare di questo passo. Tra l'altro non sarà contento Nicola De Grottaglia, allenatore della Primavera, perché oggi, per la partita di oggi, Zauri ha convocato anche Palmucci, che è esordito, Pavone, Borrelli, vabbè, ormai in pianta stabile con la formazione, con la prima squadra, lo stesso Sorrentino, terzo portiere, c'è l'infortunio per carità di Fiorillo, quindi i portieri adesso sono Castrati, Farelli e appunto Sorrentino, che è stato convocato. Non sarà credo contentissimo Nicola De Grottaglia. Oggi si sta giocando, anzi, la partita di Sassuolo Pescara 0-0 al 57esimo. Vorrei dire una cosa riguardo alla linea verde. Quando allenavo a Siena, allenavo gli allievi nazionali, e Antonio Conte spesso e volentieri, Antonio veniva l'anno dalla B alla A, della vittoria. E quindi 2010-2011. Sì, dopo 7 partite in primavera, però passarono in primavera. Sì. Passò in primavera Rossetti, l'attaccante che conosce, anche Crotone, Koulibaly, che era il capocannoniere. E ne erano tre, e quindi rimasi senza i due attaccanti, i tre più importanti della squadra. Ah, tu guarda un po', quindi però, Conte ha fatto la stessa cosa che ha fatto Zaha. No, l'allenatore in primavera andarono loro. Ah, andavano in primavera. Ah, ho capito. Però in una partita, fine campionato, Antonio voleva convocare Koulibaly. Sì. Io dovevo giocare i playoff contro il Pescara. Sì. Contro il Pescara e poi contro il Napoli. E venne da me, mi disse: voglio prendere Koulibaly, però te lo lascio per i playoff. Però, cioè, preferì lasciarlo a me, non portargli in panchina. Lui necessitava di una. Quindi c'era grande collaborazione, sì. No? E mi lasciò Koulibaly per i playoff e poteva fare le soglie in Serie B. Beh, certo, noi siamo naturalmente contenti per questi ragazzi, soprattutto per Palmucci, che ha esordito, no? Il secondo esordio consecutivo. Un esordio di un ragazzo del settore giovanile è sempre qualcosa di bello, infatti, perché il fine è quello. Oh, perfetto, anche perché sprizzava gioia da tutti i pori il ragazzo, l'abbiamo sentito, insomma. Ci mancherebbe. Visto. Sì, molto emozionato anche, insomma, un ragazzo che racconta che era un raccattapalle, che andava a seguire la squadra, tifava per la squadra del cuore, ed è poi cresciuto nella scuola calcio del Pescara. Insomma, fare un percorso che ti porta poi ad esordire in Serie B in prima squadra non è da tutti, no? Quindi sicuramente un ricordo incancellabile. Sì, se si riescono ad inserire tre giovani del settore giovanile, diciamo, è molto importante sotto tutti i punti di vista, sperando sempre che vada tutto bene. E ad oggi le scelte sono state giuste. Beh, mi sembra che comunque la scelta di Zauri sia forte, no? Di discontinuità col passato, perché la virata, ripeto, mi pare decisa sulla linea verde, cioè non convocare Del Grosso e Bruno. È vero che io ho detto la mia prima della partita: è l'ultimo dei problemi l'esclusione dalla lista dei convocati di due giocatori seppur importanti come Del Grosso e Bruno. A parte che Del Grosso e Bruno non stavano giocando per niente, avevano giocato pochissimo, però in questo momento è l'ultimo dei problemi, perché Zauri deve trovare una sua continuità, una sua identità, deve dare ancora una sua identità alla squadra, e ci sta riuscendo gradualmente, sei d'accordo? Ma ripeto, dipende sempre dagli obiettivi e da come la situazione, e dopo tutto dipende, purtroppo, certo, nel bene e nel male, dai risultati. Certo, è una sorpresa, è chiaro, no? Perché si tratta di due senatori, due giocatori, soprattutto Del Grosso, che ha una carriera importante in Serie A, ma lo stesso Bruno... Ma Del Grosso è un ragazzo favoloso, io lo conosco da tantissimi anni, e quindi lo stimo tantissimo, è veramente una persona per bene. Ma secondo te, prima della pubblicità, è stata una scelta coraggiosa? Cioè, dopo la sconfitta di Castellammare di Stabia, già qualche polemica era sorta, perché venivi dal 4-0 sul Benevento, dovevi dare continuità a Castellammare e non ci sei riuscito contro una squadra, diciamolo chiaramente, anche piuttosto modesta, che lotterà per evitare la retrocessione. Questa è stata secondo te una scelta coraggiosa da parte di Zauri? Ma non è coraggiosa, come ha detto lui, è pagato per fare delle scelte, e le scelte alcune volte vanno bene, alcune volte vanno male. Certo. E quindi uno si assume le proprie responsabilità delle scelte. Sicuramente lui allena la squadra e quindi sa tutte le dinamiche interne,
Però dipende sempre dalle scelte, dalle decisioni e dai risultati. Non c'è dubbio. E ha avuto ragione, perché certo, il risultato ha riso i colori biancazzurri. Tra l'altro una grande prestazione, lo ripetiamo ancora una volta, 3-0 sul Pisa. Praticamente non c'è stata partita, tranne che nei primi minuti, però una roba di 4-5 minuti. Poi Borrelli ha sbloccato il punteggio al 13esimo, prima della pubblicità, ricordo i gol. Galano al 63esimo, al 66esimo, Macin per Galano, il sesto gol in questa stagione per Macin, il quinto. Sono stati i protagonisti di questa partita. Galano ha anche fallito un calcio di rigore, ma poi ha segnato e ha colpito una traversa clamorosa per Macin, e il quinto gol in campionato. Macin e Memusciai sono stati i migliori per noi, Memusciai è stato il migliore per distacco. Davvero una prestazione sontuosa da parte del classe 86, con tanto di fascia di capitano dopo appunto l'infortunio subito da Fiorino, che ne avrà per altre 4-5 partite. Ci fermiamo per pochi istanti, restate con noi. 18:19, intanto il Pescara Primavera in vantaggio sul campo del Sassuolo. Primavera 1, siamo al 65esimo, il gol di Manè al 57esimo. Difensore centrale Manè, che aveva già segnato il gol del pareggio a Firenze nell'ultima partita, finita 3-3. Quindi 1-0 il vantaggio del Pescara sul Sassuolo, che in questo momento è ultimo in classifica con un punto. Dunque, malgrado le tante assenze, sta vincendo questa partita. In bocca al lupo ancora la squadra di Nicola Le Grottaglie. La continuità a questo punto è l'imperativo? E poi andremo sulla pagina Facebook. L'imperativo è la continuità, che manca solo questo. Come ho detto sempre, bisogna essere continui in Serie B, solo la costanza ti porti in alto, perché se hai alti e bassi puoi avere delle difficoltà. Erminio Morelli scrive una cosa interessante: avevo scritto che questa squadra non era pronta per la salvezza e quindi non dovrà essere quello l'obiettivo. Non male però, che dici? Sì, bel pensiero. Bel pensiero. Buonasera Paride di Pretoro, possiamo dire un centrocampo aprile in classifica, una difesa molto buona, Galano ritrovato, in Macin come Rocky Roberts alla musica, Vox Populi, Vox Dei, notevole, qualche marcatura più stretta e concentrazione sugli attacchi avversari, e il gioco è fatto, speriamo prendano coscienza finalmente, ma che fatica capirlo. Un saluto a lei e al sempre grande colonnello, mi dai del lei, diamoci del tu Paride, senza problemi. Riccardo Quacquarini, già vedo Macin che a gennaio torna a Parma. Bello, poi, niente male. Poi Luca Ian, ottimo Zappa, ottimi ragazzi, ma non tanto per il risultato, è l'identità che finalmente si sta palesando, resta solo la continuità, non ci fermerà più nessuno. Purtroppo per la masnada di dittatori residenti, salutiamo Luca Ian che è sempre molto originale. Beh, effettivamente adesso davvero sembra il refrain ormai da settimane, la continuità. Continuità è la cosa più importante, paga in un campionato così difficile che logora come quello di Serie B. Tu lo conosci molto bene perché lo hai frequentato ad alti livelli da giocatore. Ad Empoli può essere una gara, non dico uno snodo, perché siamo solo all'inizio, però comincia a essere un esame importante, sì, no? La chiave di volta della stagione, perché ripeto, si può fare risultato, perché il Pescara non ha nulla di meno, secondo il mio punto di vista, dell'Empoli. Sì. L'Empoli ha grossi giocatori, è una squadra strutturata e costruita con l'obiettivo unico di tornare in Serie A, perché l'obiettivo è quello dell'Empoli, però il Pescara se la può giocare benissimo. Intanto ha pareggiato il Sassuolo, campionato Primavera 1, a Manè ha risposto al 65esimo, ancora non scrivono il marcatore, quindi Sassuolo Pescara 1-1, campionato Primavera 1. Diamo uno sguardo anche a quello che sta accadendo al posticipo tra virgolette del campionato di Serie B, perché sono in campo dalle 18, a partire dalle 18 Salernitana e Entella, sì, 0-0 il parziale. Dicevamo degli risultati della giornata: l'Ascoli ha pareggiato in casa con il Venezia, Ascoli in vantaggio con Da Cruz al 70esimo, ha pareggiato Zigoni, figlio d'arte,
al minuto 87, a 3 minuti dall'epilogo della contesa, un pareggio importante per la squadra di Dionisi che veniva dalla sconfitta interna con il Pordenone, maturata proprio nei minuti finali nel turno infrasettimanale. Crotone Perugia 2-3, anche in questo caso vi diamo i marcatori, in vantaggio il Perugia con Iemmello, nono gol in questa stagione, fa la differenza questo ragazzo, questo calciatore del 92 se non vado errato. Poi Melchiorri ha raddoppiato al 53esimo, Melchiorri che però non era partito dall'inizio, aveva rilevato, era subentrato a buon aiuto evidentemente per infortunio al 38esimo del primo tempo, quindi 2-0 al 53esimo, accorciato Mustacchio al 57esimo, poi dichiara 3-1 al 65esimo e al 94esimo ancora Mustacchio, doppietta per il giocatore del Crotone. Non è servito a nulla praticamente quest'altro gol perché la partita è finita 2-3 per il Perugia di Massimo, e questa è una vittoria sicuramente pesante per la squadra umbra, che però ha un attacco secondo me fuori categorie. Iemmello, Melchiorri e Falcinelli cioè. se la possono giocare benissimo, e quindi sono contento per Melchiorri che è tornato al gol, perché veramente un ottimo attaccante, un bravissimo ragazzo. E il Perugia, come abbiamo detto tante volte, può essere l'outsider di questo campionato, perché se è l'attacco così forte, alla fine Iemmello ha segnato quasi in tutte le partite, sì, e fa la differenza. Iemmello quest'anno per il Perugia può essere come la Padula nell'anno della promozione del Pescara, che con 30 gol ha regalato, diciamo, la promozione al Pescara. E Iemmello si può ripetere, perché ne parlavamo prima, nella mediocrità del 70% di questo campionato, delle squadre di questo campionato di Serie B, giocatori così, attaccanti veri, fanno la differenza. Non c'è dubbio alcuno, hai perfettamente ragione Gianluca. Stavo vedendo anche i marcatori Livorno Juve Stabia, abbiamo detto ha deciso Marras al 95esimo, dunque in pieno recupero. Era andato in vantaggio la Juve Stabia, era andata in vantaggio la Juve Stabia, autogol di Zima, poi al 50esimo il pareggio momentaneo firmato da Gazzi, ex Lanciano, scuola Atalanta, al 95esimo dunque il gol vittoria firmato da Marras, al terzo sigillo stagionale, 23esimo del primo tempo, nella partita che ha avuto inizio alle 18, 0-0 tra Salernitana e Entella, Salernitana che deve riscattare la sconfitta partita proprio martedì sul campo del Pisa. In Serie A, finale Roma-Napoli 2-1, la partita ha avuto inizio alle 15, si sta giocando Bologna-Inter da 24 minuti, 0-0 il parziale. Questa sera il derby della Mole a Torino, di fronte Torino-Juventus, inizio ore 20:45 con Mazzarri che si gioca la panchina. Gianluca, facciamo una rapida digressione sul campionato di Serie A. Sì, può darsi, gli ultimi risultati non stanno premiando il Torino, non sta giocando bene. Io ho sentito l'intervista di due settimane fa ai Mazzarri alla radio, e chiedevano appunto di tutta la situazione, e lui mi ha detto che all'interno della squadra ha spiegato in maniera specifica che la preparazione fatta per l'Europa League è l'uscita appunto da questa competizione internazionale ha portato diversi problemi, soprattutto fisici da parte dei giocatori, e ha detto che in diversi giocatori non erano al 100%, e quindi dopo paghi dazio. Non c'è stata una situazione nelle ultime settimane, quindi può darsi anche che il mister rischi la panchina. Poi tornando anche passo anche alla Roma, ho sentito prima l'intervista del mister della Roma dopo questa vittoria, quindi anche che lui, ha detto Fonseca? Fonseca ha detto che sta trovando che la cosa più importante è che ha portato la Roma, dopo le prime due o tre partite di campionato, la costanza dei risultati. Però la Roma sta migliorando nel gioco. Sì, è vero. E Zaniolo, quarto gol consecutivo, dall'intervista di Capello si è sbloccato, scatenato. Perché ho letto su internet, si è scatenato su Facebook, il papà di Zaniolo, sì. Igor, io penso di averlo incontrato in campo. Sì, come no, sì. Il papà sicuramente. Il papà elogiava suo figlio. Che era un attaccante. Sì, un attaccante, Italia, no? Sì, un attaccante, sì. Vabbè, Zaniolo, il figlio, caratteristiche diverse, comunque sicuramente un prospetto, no, bellissimo di altissimo profilo. Sì, altissimo profilo. Chiedo scusa? No, allora, pensavo che mi avesse chiamato la regia, falso allarme, Kolarov
Kolarov, sbagliato. Che dir si voglia, rigore sbagliato. Poi Veretout invece ha segnato il 2-0, 2-1, ha accorciato distanze Milik, quindi sconfitta, direi passo falso importante per il Napoli. Si è uscito dalla zona Champions. Sì, ridimensionato il Napoli dopo questa sconfitta, non c'è dubbio alcuno. Invece ha dato continuità di risultati e di prestazioni, soprattutto Fonseca, è quello che deve trovare la continuità, che deve trovare continuità, che deve trovare il Pescara in questo campionato. Sarà ormai l'argomento, si batterà su questo tema in questa settimana. È troppo importante la continuità di risultati, però nelle ultime partite, ripeto, il Pescara è sembrato più vivo, è sembrato migliorato rispetto a qualche settimana fa, come diceva Gianluca Colonnello, anche per effetto di una nuova veste tattica che sembra essere quella più congeniale alle caratteristiche dei giocatori. Mancini in posizione più avanzata è sgravato da compiti tattici, può sprigionare tutto il suo talento, tutta la sua qualità, ma stanno girando un po' tutti i giocatori. Poi anche qualche scelta coraggiosa fatta da Zauri, che sta dando spazio ai giovani. Borrelli, che è stato confermato per la terza partita titolare, ha ripagato la fiducia dell'allenatore con il gol, il primo in Serie B a 19 anni. Ricordiamo Borrelli, nato a Campobasso ma napoletano doc. Tra l'altro, dopo il gol è andato a ringraziare proprio Zauri, diceva il telecronista, gli ha detto: questo gol è per te, e lui, Zauri, ha risposto: no, me ne devi fare un altro. E quindi lo ha stimolato a fare sempre di più. Armando Gambino, oggi Memuscia è decisivo, come altre volte, come molte altre volte. Palmiero deve dare di più, mentre Zappa non sa ancora difendere. Mancini è l'asso nella manica, ma troppo discontinuo. Galano è il nostro goleador, col mercato di gennaio un nuovo centravanti. Su Palmiero, Armando, sostanzialmente d'accordo con te, con quello che scrivevi, lo abbiamo detto, Memuscia è decisivo. Palmiero convive, forse non tutti lo sanno, con ad almeno 10 giorni con un fastidio al tendine rotuleo. Si è sottoposto a diverse infiltrazioni e quindi è stato poi risparmiato negli ultimi 30 minuti, ha fatto bene Zauri, però ciò nonostante ha fatto una signora partita. Palmiero sì, proprio è stato gioca, lì. Gioca sempre in maniera sicura, sì, e pulita. Esatto. Quindi anche con quel fastidio in questa partita, come nella partita contro il Benevento, certo, ha dimostrato che sa giocare, è giocatore. Oh, Antonio Borgia, meno male che mi fanno questa domanda, purtroppo non dipende da noi. Massimo, perché Rete 8 non carica più gli highlights del Pescara su YouTube? Perché non lo possiamo fare. Ve lo diciamo ufficialmente, dall'anno scorso in realtà non ci è permesso di caricare gli highlights su YouTube, possiamo fare soltanto delle schede con immagini di allenamento. Questo ci dispiace molto per i tanti tifosi del Pescara che non abitano in Abruzzo, non possono vedere Rete 8 Sport, ma sono regole che vengono dall'alto e quindi noi ci dobbiamo attenere. Ci dispiace molto, possiamo solo realizzare schede come facciamo sempre, ma con immagini di allenamento, non della partita, oppure le interviste che naturalmente carichiamo ogni volta che il Pescara gioca su YouTube, le interviste del nostro Enrico Giancardi. Tra poco andremo a riascoltare proprio Sebastiani. Il Pescara sembra una cavalletta discontinua, scrive Germano Gravina, salta in alto in casa e subito dopo cade fuori casa, speriamo che resti in volo per più lungo tempo. Se Zappa continua a giocare bene sulla fascia, gli si deve cambiare nome da Zappa ad Aratro per arare la fascia stessa. C'ha ragione. Bene, è carino. È carina anche perché Zappa ha dimostrato di avere una grande gamba. Io l'avevo visto, a dire il vero, anche nelle amichevoli precampionato a Palena. Certo, con i test non erano attendibili, però le noti subito le caratteristiche, no? Grande gamba, grande continuità, grande spinta, fisicità. Ha bisogno chiaramente di giocare. E di migliorare. E di migliorare, assolutamente. Si gioca, però, diciamo, c'è delle buone caratteristiche per quel ruolo. Ci può contare, insomma, sì, Zauri. Sì. Allora, facciamo così, andiamo a riascoltare il presidente Sebastiani, intercettato a fine partita a caldo dal nostro Enrico Giancarli. L'intervista al presidente. Sta per arrivare. C'è o non c'è? 7 gol, ecco, segnati nelle ultime 2 uscite casalinghe, 0 subiti. Che bel Pescara all'Adriatico. Evidentemente l'aria di casa comincia a fare effetto. Sicuramente abbiamo fatto le ultime 2 partite in casa molto bene. E quando fai bene poi arrivano anche i gol. Non ne prendi e quindi tutto fa morale. In 7 giorni, 3 partite, 2 in casa, voto 8, anche qualcosa di più. E una infrasettimanale a Castellammare che è piaciuta meno. Come spiega questa metamorfosi nell'arco di poche ore?
Beh, diciamo che il campo di Castellammare è un campo difficile dove poche squadre faranno punti e dove forse è un fortino loro per tanti motivi, però c'è anche il fatto che tre partite in una settimana, insomma, considerando che non ci sono stati tanti cambi dal punto di vista dei giocatori, quindi un pochettino di stanchezza magari possono anche risentirle. Oggi credo che invece la squadra abbia dimostrato di stare bene e ha fatto una partita bellissima dall'inizio alla fine. Parlavamo con Massimo Profeta della grande qualità dell'asse di centrocampo Macin Memushai. Quanto è mancato il capitano Castellammare? È mancato, io ve lo dico dall'inizio dell'anno, io quando sento parlare che questa squadra si deve salvare mi viene l'orticaria, ve lo dico dall'inizio dell'anno, noi abbiamo un centrocampo che con i rientri che ci saranno credo che sia in assoluto uno dei migliori in questa categoria, davanti tutti gli addetti ai lavori si preoccupavano dei gol, credo che siamo se non la prima forse la seconda squadra per reti realizzate. Vuol dire che il tipo di gioco ci consente a tutti di arrivare in porta e di fare gol. Oggi credo che Macina abbia fatto una grandissima partita, Memushai, inutile che parliamo di Memushai, lo conosciamo tutti. Che dire del ragazzone là davanti, che fa sempre la guerra con tutti e se gli capita la palla buona la mette dentro, quindi tutti veramente molto bravi. Credo che oggi Gabriele Zappa abbia fatto una partita importante, se prende un po' più di confidenza vedrete anche lì un giocatore giovane ma importante. Questa è una squadra che può stare tranquillamente dove sta e lottare con le altre. Ha parlato di centrocampo di grossa qualità, ci può fare un po' il punto sugli infortunati storici? Ci può dire quando rivedremo Castanos, Melegoni, magari Cioce? Castanos credo che lunedì sarà in gruppo, anche se ha la mano fasciata, però sarà in gruppo. Melegoni dovrebbe arrivare proprio lunedì e aggregarsi con la squadra e Cioce se ne parlerà all'anno prossimo e quindi sarà un, speriamo, un rinforzo di gennaio. A proposito, Galano, è uscito claudicante al ginocchio, ha parlato col ragazzo, nulla di grave? No, ha preso un pestone, niente di particolare. Palmucci e Pavone entrati in campo, al pari di Borrelli, è il Pescara che promuove la sua primavera. Beh, se non lo promuove questo allenatore che l'ha avuti tutti quanti, facciamo fatica a promuoverlo. Sicuramente è un po' il terminale di quello che facciamo, no? Se nel settore giovanile lavoriamo bene riusciamo a portare su quanti più ragazzi bravi e magari anche dargli la possibilità di esordire. L'ultima, Presidente, la spendo sull'esclusione dalle convocazioni di Bruno e Del Grosso. È chiaro che c'è qualcosina in più rispetto a motivazioni tecniche, qual è l'opinione della società? No, non c'è nessuna opinione, il mister decide, anzi questa è la dimostrazione, se ce n'era bisogno ancora una volta, che gli allenatori a Pescara decidono tecnicamente quello che vogliono, quindi se sono stati esclusi evidentemente il mister ha ritenuto di non aver bisogno oggi di Alessandro e di Del Grosso e ha portato in panchina altri giocatori, per me non c'è nessun problema, anzi. Crecco è l'alter ego di Masciangelo nel ruolo di terzino, visto che Del Grosso era in tribuna? Ma intanto Crecco cominciamo a farlo rientrare un po' alla volta, perché purtroppo questo ragazzo quest'anno non l'abbiamo mai visto, quindi mi auguro che sia pronto il prima possibile per cominciare a giocare anche lui. Grazie al presidente Daniele Sebastiani. Abbiamo dunque ascoltato velocemente Daniele Sebastiani, tu non avevi sentito l'intervista, si è riscaldato un po' quando ha detto che non sono questa risposta a chi dice che determinate scelte sono di natura tecnica, la società non c'entra nulla, si riferiva alle esclusioni di Del Grosso e di Bruno. Prima della pubblicità, qual è il tuo punto di vista? Mi pare che non ci sia nulla da dire, nel senso che Zauri si è assunto le sue responsabilità. Come abbiamo detto prima, c'è un allenatore che si assume le responsabilità nel saper scegliere e non dover scegliere i giocatori migliori da mettere in campo e in panchina e in tribuna. E quando dice nel momento in cui sento parlare di salvezza, quando sento parlare di salvezza mi viene l'orticaria? No, mi ripeto, come ho detto prima, vuol dire che le cose che ha detto il presidente, certo, sono giuste, perché i giocatori, come abbiamo detto prima, che ha il Pescara a centrocampo, le altre squadre non ce l'hanno. Sì, questo sì. Si possono gestire in maniera differente, però sono giocatori di alta qualità e di dinamismo.
ognuno con le proprie caratteristiche, però assemblati bene danno fastidio a molti. Ecco, su questo siamo perfettamente d'accordo col presidente, sì, prima della pubblicità, perché noi l'abbiamo detto in tempi non sospetti. Riguardo agli attaccanti, diciamo, si ha ragione, perché il Pescara è il primo attacco del campionato, quindi qui in questa giornata, diciamo, va tutto come deve andare. Non c'è dubbio sul centrocampo, noi ci siamo espressi in tempi non sospetti, prima dell'inizio del campionato, valutando l'organico e gli elementi, abbiamo sempre detto che sul piano proprio della costruzione dell'organico a centrocampo, questo centrocampo offriva ed offre più soluzioni rispetto a quello dello scorso anno, malgrado l'assenza di Brugman, che rimane un giocatore fuori categoria, nel senso di spessore per la Serie B. Sei d'accordo, no? Assolutamente sì, come ho detto anche prima, era importante trovare anche l'alchimia giusta. Credo che sia fondamentale questo, l'alchimia giusta e soprattutto la giusta chimica tra le varie componenti. Ci sta riuscendo Zauri, ma ci sarà la prossima partita, quella di sabato, che sarà un altro esame importante sotto questo profilo. Prima della pubblicità, Sassuolo Pescara Under 19, campionato Primavera 1. Purtroppo gli emiliani hanno ribaltato la situazione, al gol di Manè hanno risposto con Aurelio, gol del vantaggio all'81esimo, ancora non ci dicono il marcatore. Comunque Sassuolo 2 Pescara 1, siamo all'84esimo. Pubblicità. 18:41, la parte finale della trasmissione Terzo Tempo Live. Ribadiamo, il Pescara ha vinto la quinta partita in questa stagione, la terza all'Adriatico Giovanni Cornacchia, 7 gol nelle ultime due partite, 4 alla capolista Benevento, 3 questo pomeriggio alla Pisa, una prestazione sontuosa, meravigliosa, grande spettacolo. Il Pisa praticamente ha creato pochi pericoli alla porta difesa da Castrati, che è stato bravo in due circostanze, dobbiamo dire, respingendo tutte le critiche e soprattutto rimandandole al mittente, alcune critiche che erano state anche ingenerose secondo me dopo la sconfitta di Castellammare di Stabia. Del resto, se pensiamo, no, Gianluca, che Castrati possa essere Fiorillo, già facciamo un errore. Castrati è un giovane che ha bisogno di giocare e anche di correggere i suoi difetti, o no? Assolutamente sì, cioè, i difetti si migliorano anche attraverso degli errori. Però secondo me anche oggi, sì, quando è stato chiamato in causa, ha fatto quello che doveva fare, è stato attento, è stato preciso, soprattutto su un'uscita nel primo tempo, ha scelto il momento giusto per intervenire, quindi bisogna, il portiere ha un ruolo particolare, deve stare tranquillo e deve continuare a fare quello che sa fare, perché secondo me può migliorare tantissimo. Non c'è dubbio, tra l'altro c'è da dire che la terza partita delle 11 sin qui giocate in cui il Pescara ha mantenuto la porta inviolata, anche questo è un dato comunque da sottolineare, sempre importante. Era successo ad Ascoli, sì, in trasferta nel 2-0 di fine partita, 4-0 col Benevento una settimana fa, e oggi 3-0 oggi. Quindi anche questo va a, se vogliamo, a migliorare, no, l'autostima del gruppo, no? Assolutamente sì, quando non prendi gol, sei il primo attacco del campionato, ti trovi in una posizione di classifica buona, perché riesci a lavorare nella settimana in maniera tranquilla e serena, appunto per preparare il prossimo incontro. Il prossimo incontro, intanto diamo uno sguardo anche alla gara tra Salernitana e Lentella, sempre 0-0 il parziale, siamo al 41esimo, dunque siamo nel primo tempo. Domani alle 15 Cittadella Frosinone, Pordenone Trapani, alle 21 il big match, la partita di cartello di fronte Benevento ed Empoli. Lunedì 4 novembre alle 21 Cosenza e Cremonese. Tra l'altro Cristian Bucchi tornerà a Benevento, dove lo scorso anno non ha fatto bene, insomma, per la squadra che aveva. Ma diciamo, negli ultimi due anni, diciamo gli ultimi tre anni, ha avuto sempre delle buonissime squadre, sì, soprattutto nelle ultime due, Benevento e Perugia, si trova può essere nei posti giusti al momento giusto, certo, perché il Benevento a livello economico sta messo bene, ha una grossa struttura di gioco e anche una buonissima società, idem l'Empoli, sì, quindi deve sfruttare la situazione, perché quando alleni queste squadre che puntano al campionato devi cercare di, per fare il salto di qualità,
di portare a termine il campionato con la promozione. Tanto il Benevento, al di là dei meriti che sono, voglio dire, sotto gli occhi di tutti, del Pescara alla partita di sabato scorso, il Benevento ha riscattato una brutta prestazione perché comunque ha giocato male. Certo, il Pescara ha fatto molto per rendere piccolo il Benevento, ma si è riscattato subito perché nel turno infrasettimanale ha battuto la Cremonese 2-0. Quindi alla fine, diciamo, è anche un'altra delusione la Cremonese, perché sono andato a vedere la rosa, la squadra importante, di spessore, di alto lignaggio, direi. Secondo me sì, di alto spessore. Non so perché non riescano a fare il cambio di passo, perché sono circa 2 anni. Sì. La società, conosciamo anche la società, il presidente della Cremonese tiene molto alla squadra, investe molto, però non riescono a fare questo salto di qualità per lottare perlomeno di rientrare nei playoff, assolutamente. Condizioni di Galano, abbiamo sentito poi al microfono di Enrico Giancarli in diretta nel post partita, niente di preoccupante, soltanto una botta al collo del piede, è uscito ma ci sarà sabato, lo ha confermato lo stesso Cristian Galano, che ha segnato il suo 6° gol con la maglia del Pescara, ne ha fatti 14 nel 2017-2018 nelle fila del Bari, il suo massimo. Però se continua così, 6 gol dopo 11 partite, ci siamo. Sì, ma anche Galan è discontinuo, Galan sì, è giocatore, certo. Galan è giocatore, se riesce a trovare un pochino più di continuità durante la partita. Oggi ha fatto il gol che ha realizzato da giocatore vero, ha stoppato la palla perfetta, ha tagliato in diagonale per passare davanti al difensore e l'ha piazzata benissimo, idem il tiro da fuori area di sinistro che ha preso la traversa, e anche ha avuto una situazione nel primo tempo, ha calciato, ha calciato tra le mani del portiere, però io ho capito cosa volesse fare, la voleva incrociare sulla sinistra del portiere, però non l'ha preso troppo bene la palla, però è intelligente, furbo. Secondo me può arrivare tranquillamente in doppia cifra. Senti, l'Empoli, insomma, anche questa è una squadra di spessore, questo campionato che punta a tornare in Serie A, un organico tra l'altro innervato anche dall'ingaggio di Leonardo Mancuso, no? Perché Mancuso è un giocatore che può fare la differenza, anzi fa la differenza, come ha sottolineato Macin, ha detto è un grande professionista oltre che essere il miglior attaccante della Serie B. Lagumina, Mancuso, Laribi, Dezzi, Stulac, centrocampo, ha una squadra... Frattesi, sì, chi no, più ma, ne ha più ne mette. Ma una squadra di B per andare su. Ma certo. Però anche loro, ho visto diverse partite dell'Empoli, passano in vantaggio, si fanno recuperare, sono attualmente ancora con il freno tirato. Sì, è vero. Sono tipo bloccati. Sono bloccati, è una squadra che però finora ha perso solo una volta, sì. È una squadra, insomma, però che ha grande potenzialità. Un potenziale importante, sì. Assolutamente. E domani ci sarà dunque Benevento Empoli alle 21, e questa è la partita di cartello dell'11ª giornata del campionato di Serie B. Tra l'altro interessati tifosi del Pescara, lo stesso allenatore Zauri, che studierà per bene l'avversario di turno, vale a dire l'Empoli, che ospiterà il Pescara sabato prossimo, ricordiamo, alle ore 18, prima della sosta, e poi non ci saranno più soste fino alla fine del campionato, anzi fino a marzo se non vado errato, si giocherà sempre, almeno fino alla fine di dicembre, poi il campionato di Serie B credo che si fermi per un paio di settimane, ci saranno anche i turni prepasquali, Santo Stefano, insomma poi ci sarà una lunga cavalcata fino al termine del girone di andata. In Serie C ne approfittiamo per parlare velocemente del Teramo, che sembra aver acquisito quella continuità auspicata dai più, perché è una squadra, è una ottima squadra, è stato allestito un organico senza dubbio di riguardo e di rilievo nel girone C. Il Teramo ospiterà il Bisceglie, viene da 3 vittorie consecutive, c'è la possibilità di fare il poker. Sì, parliamo del Teramo come una formazione con un ottimo organico, certo. Ottima società, con ambizione, sono arrivate, diciamo, 2 squadre, sono arrivate nel mercato 2 squadre, e quindi sta rispettando, esatto. Era un po' deludente prima, ora sta rispettando il cammino che si era prefisso prima, perché la squadra
la squadra può mirare anche a lottare per vincere questo campionato. Anche Tedino ha trovato la formula giusta, 4-3-2-1 con Bombaggi e Mungo alle spalle di Magnaghi. Bombaggi mi sa ha segnato già 5 gol. Sì, 5 gol. Da centrocampista. Sì, sì. Non si poteva permettere sicuramente il trequartista con due punte questa squadra, perché probabilmente andava in difficoltà, c'erano problemi di equilibrio. In difficoltà di e adesso invece con due mezze punte e una punta centrale come Magnaghi, o se gioca attaccante come Cianci, va bene lo stesso. Però sono giocatori di spessore per questa categoria. Da dire pure che in questa categoria ci sono squadre che stanno deludendo. Sì, grosse vero. Squadre, vedi il Catanzaro, sì. Vedi il Catania. Hanno grosse ambizioni, e quindi se riesce ad imboccare la strada giusta il Teramo, con l'entusiasmo che c'ha, tra virgolette, c'è anche tranquillità e entusiasmo da parte di tutto il pubblico, sì. Perché Teramo non è Catania, no, infatti. E nemmeno Catanzaro. Io ho letto anche l'intervista da parte del presidente noto del Catanzaro, sembra molto deluso, c'è una possibilità che dopo diversi anni lasci la squadra. Perché ha investito tantissimo e con la speranza di imboccare la strada giusta, di riportare finalmente la Serie B a Catanzaro, però quando provi e poi... Non so se ci abbia guadagnato nell'avvicendare il tecnico, perché Gaetano Uteri secondo me è una garanzia in questo campionato, in questo torneo. Gianluca Grassadonia purtroppo ha cominciato male. Sì. Non ha ancora vinto una partita. Sì. C'è stato questo avvicendamento, però sono completamente due tecnici, sì, agli antipodi, e quindi agli opposti e anche come mentalità, come gestione del tutto. Catanzaro è una piazza molto calda, ecco. Anche Catania, non so se abbia fatto la scelta giusta nell'avvicendare Andrea Camplone, perché non mi sembra un fenomeno Lucarelli, che non sta facendo, però strano, non ha cambiato, voglio dire, sì, strano, il però, corso degli eventi. Sì, strano che il Catania ha giocatori come Lodi, sì, giocatore che potrebbe giocare benissimo ancora in Serie B tranquillamente, per le qualità, per esperienza e per tutt'altro. Però ha subito delle belle batoste, ricordo un 4-0, sì, sì. E quindi quando ci sono queste situazioni, però secondo me è stato mandato via Andrea in maniera leggera, troppa leggerezza, sì. E troppa superficialità, perché sì. Penso dopo 10 partite. Sì, purtroppo ha pagato il trend esterno molto negativo, l'ultima sconfitta credo contro la Vibonese 5-1-5-0, insomma, sì, sì. Purtroppo il trend esterno, cioè fuori casa ha fatto molto male, però non è che stia facendo meglio adesso Lucarelli, anzi tutt'altro, quindi poi sono piazze che vedrà, tu conosci, insomma, piazze, sì, molto calde, sì. In cui è difficile, è difficile. No? È molto difficile, sono molte pressioni e non è molto, mai facile per un allenatore, sì, sì. Assolutamente. Le 18:52, ricordiamo altresì, intanto facciamo vedere per un attimo la classifica del campionato di Serie C, Girone C, perché è una classifica molto positiva in questo momento per il Teramo, che a 18 punti viene da 3 vittorie consecutive, ha battuto la Paganese, partita a cui ho assistito, devo dire ha giocato un primo tempo da favola il Teramo di Bruno Tedino, poi ha vinto nel turno infrasettimanale sul campo della Virtus Francavilla e poi ha battuto nell'ultimo turno la Casertana con qualche sofferenza nel finale, 4-3 il verdetto finale, e domani giocherà di nuovo in casa per la seconda volta consecutiva contro il Bisceglie, che non se la passa benissimo in classifica, in questo momento è terz'ultimo con 2 squadre che hanno 6 punti in fondo alla classifica, Sicula Leonzio rende, però un Bisceglie che è un ottimo rendimento esterno. È chiaro che è una partita decisamente alla portata della squadra di Bruno Tedino, che ha 18 punti in piena zona playoff, come diceva poc'anzi Gianluca Colonnello. In questo momento sta facendo il suo il Teramo, perché è una squadra che è stata costruita per recuperando terreno. Sta recuperando sicuramente terreno. Per quanto riguarda invece, chiudiamo la Serie D, domani ci sarà un derby molto interessante a Pineto Vastese, il Pineto che con Racchini sa solo vincere, perché sono 4 le vittorie consecutive
conquistate dal neo tecnico del Pineto, Coppa Italia compresa. Nell'ultimo turno ha battuto l'Avezzano, qualche problema invece per la Vastese, che ha perso le ultime due partite all'Aragona, quindi un solo punto nelle ultime tre per la squadra di Amelia. È stato presentato in settimana il neo direttore sportivo Nicola D'Ottavio, a cui facciamo gli auguri, un in bocca al lupo anzi sincero all'amico Nicola. Pineto Vastese, le altre partite in programma: Avezzano Matelica, Campobasso Giulianova, Fiuggi Recanatese, Jesina Monte Giorgio, Notaresco Agnonese, il Notaresco che ha infilato 8 vittorie consecutive. Tra poco vedremo la classifica, la super sorpresa di questo campionato, ma era già una sorpresa lo scorso anno con Cudini in panchina, Cudini attuale allenatore del Campobasso. San Giustese Chieti si giocherà a Civitanova, Tolentino Porto Sant'Elpidio e Basto Girardi Cattolica, partite che avranno inizio alle 14.30. Diamo uno sguardo alla classifica prima dei saluti. Il Notaresco guida il girone, guida la graduatoria del girone F dopo 9 giornate con la Recanatese, grandi firme, perché la Recanatese è stata costruita proprio per vincere questo campionato. Recanatese allenata dall'amico Federico grande Giampaolo che comunque sta facendo bene, perché 8 vittorie consecutive del Notaresco, sta mantenendo praticamente il passo del Notaresco alla Recanatese, quindi sta facendo anche la Recanatese il suo. Vedremo fino a quando durerà questo cammino del Notaresco. Domani affronterà l'Agnonese, che comunque ha fatto registrare un buon inizio di campionato rispetto agli ultimi tornei. Agnonese ha sempre navigato nei bassi fondi della classifica, invece ha 12 punti, è una squadra comunque ostica, una squadra che ti costringe, se vogliamo, anche a giocare male. Nel Notaresco sta facendo molto bene Marco Sansovini, 5 gol, 39 bellissimi, anni, bellissimi, tutti molto belli. Che giocatore, giocatore attaccante senza età. Come ho detto prima, poteva giocare, io lo incontro sempre a Pescara, abbiamo una bella amicizia, è il sindaco, e quindi parliamo spesso. Secondo me poteva ancora dire la sua in Lega Pro, ma benissimo. Che rammarico non averlo tenuto dopo la promozione con Zen. Beh, è un grosso dispiacere, perché aveva soltanto 32 molte anni. Molte volte, lo sappiamo tutti, la meritocrazia oramai è un optional. Sì. Però in quell'occasione mi dispiace tanto per il bomber. Per il bomber. E sono molto molto contento, gli auguro ancora di fare tantissimi gol e al Notaresco di compiere questo miracolo. Gli auguriamo al Notaresco, che è una squadra molto simpatica, ben organizzata, soprattutto un presidente, oltre che amico, un ottimo intenditore di calcio, perché presidente da una vita prima si chiamava San Nicolò, adesso San Nicolò Notaresco da 2 stagioni. Parlo di Salvatore Di Giovanni, in bocca al lupo naturalmente a tutte le formazioni abruzzesi. Ricordo solo, prima di chiudere, che si è conclusa la partita del Pescara Primavera 1, purtroppo sconfitto il Pescara di Le Grottaglie 2-1 il verdetto finale. Era andato in vantaggio, aveva illuso Manè al minuto 57 e poi la rimonta del Sassuolo con Aurelio e Marginean sul rigore all'80esimo. Dunque Sassuolo batte Pescara 2-1, campionato Primavera 1. Grazie a Gianluca Colonnello. Prego. Per aver impreziosito questo spazio, grazie a voi per l'attenzione. Dunque sabato prossimo Empoli Pescara con inizio alle 18, ci saremo per 91esimo con il nostro inviato Enrico Giancarli e poi naturalmente il consueto approfondimento post partita. È tutto, grazie e buona serata. Oh, I've been shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places.